rompere il ghiaccio, questo non si fa rompere i coin, rompe un ghiaccio. Con facendo quella domanda, qual è l'animale? Non si tratta niente, però qual è l'animale più filosofico e più intelligente che esiste nel mondo? Cremonesi. No, non lo so. Lo dico io, è un babbaluce, la lumaca. Un babbaluce è l'escargò, la lumaca. La lumaca, perché? Perché? E te lo spiego subito, in un minuto lo spiego. Perché la lumaca, appena nasce, già è preparato di casa. Cioè noi ci abbiamo fatto un culo tanto per fare la casa, visto nasce già per mangiare di casa. Subito, già. Minchia, già, cotta mangiare. Nasce, va a scuola, ci va a cagare. Poi per le tane, ci va a cagare. Poi si fa fidanzato, con la lumachina, e poi si sposa. E ci va a casa. Poi si impolpettano, diciamo, sì, va bene, l'abbiamo e fanno un sacco di casa. Però vedi la filosofia di un babbaluce, della lumaca. È come l'uomo, nasce, cresce, si accoppia, muore, si riproduce e muore. Però a differenza dell'uomo, qua scatta la filosofia di un babbaluce, della lumaca, perché anche la morto la lumaca, se la fa su casa. Perché me la precisare? Io chiuderei. No. Non andiamo al di là del Baldini che Baldini, perché io lo amo. Grazie.